Buongiorno compagni di viaggio, benvenuti nella seconda parte del nostro Interrail. Dopo che nel primo video siamo passati per la Svizzera con la sua graziosa capitale Berna e poi siamo stati due giorni a Parigi, quest'oggi lasciamo la Francia per arrivare alla nostra nuova destinazione. E siamo ufficialmente arrivati a Bruxelles. È bello vedere com'è differente il contrasto tra la Francia e il Belgio, soprattutto nell'architettura e anche nella temperatura. Ci sono tipo 17 gradi e ci sono i puffi, perché come sapete Bruxelles è anche la parte dei fumetti, come i puffi, E finalmente torniamo a Bruxelles. Nonostante sia una capitale che non piace tantissimo, io la adoro. Come tutti saprete, il Belgio è anche la patria della birra e la patria della Delirium, che è stata nominata la birra più buona del mondo. Infatti qui a Bruxelles si trova anche il Delirium Pub, che è il pub da Guinness World Record con più birre in assoluto al mondo. Dovrebbe essere 2000 spine. E ci andremo sicuramente stasera a fare serata qui nella bellissima Bruxelles. Io e il buon Matteo. Questa meraviglia architettonica era Grand Place, la piazza principale di Bruxelles. È stata nominata tra le piazze più belle del mondo e ha degli edifici pazzeschi, assurdi e incredibili. Cioè, il buon Matteo con la felpetta. È freddo, Matteo, è freddo. Certo. Stiamo lamentando che fa freddo. Che altro è il 17 agosto e ci sono tipo 16 gradi, fa super freddo. Io sono le maniche corte, mentre tutti sono con la giacchetta. Anche il buon Matteo ha la felpetta. Tranne io, non ce l'ho neanche uno. Per risparmiare spazio. Oltre che per la sua graziosa piazza, la città è anche famosa per i suoi dolci, come il cioccolato e i waffle. Questo suo amore per i fumetti trasuda in tutta la capitale. È davvero fantastico, ci sono un sacco di shop che vendono minifigure e roba nerd. Un altro dei simboli della città è il Mannequin Peace, il bambino che fa la pipì. Non essendo una città grandissima, è assolutamente perfetta da girare a piedi. Come altre attrazioni, non dimentichiamoci del Monte delle Arti, del Museo Magritte e del bellissimo Palazzo Reale. Adesso che abbiamo visitato praticamente la maggior parte della città, tranne l'Atomium, andiamo finalmente a mangiare. Volevo provare anche quest'oggi la mitraillette, così lo provava anche il buon Matteo. Adesso andate a vedere cos'è, guardiamo insieme, ve la mostro, buonissimo. Finalmente si mangia la mitraillette. Una vita che aspettavo questo momento. Praticamente la mitraillette è un concentrato d'amore con patate fritte, hamburger, cipolla, insalata e salsa a formaggio. Ulala! E siamo finalmente nel nostro alloggio, il terzo di questo viaggio. Un ostello davvero mega carino. Abbiamo speso una trentina di euro a notte. Primo piccolo problema del viaggio, che è che non riusciamo a lavare i vestiti, perché abbiamo provato a chiedere ma te li devi lavare autonomamente e né io né il buon Matteo sappiamo lavarci i vestiti, sappiamo usare la lavatrice. A 25 e 14 anni, no 23. Comunque vabbè, non disperiamoci e magari nel prossimo ostello di domani ci sarà questa possibilità, speriamo. Ma lasciamo centro città e dirigiamoci verso l'Atomium con il buon Matteo che dorme. Un'altra delle architetture molto importanti di questa Interrail è sicuramente l'Atomium a Bruxelles. Bellissimo. L'atomo è una costruzione di acciaio che rappresenta i 9 atomi di una cella unitaria di un cristallo di ferro. È una struttura davvero interessante. È possibile anche visitarlo all'interno pagando un biglietto. Siamo tornati nella City, l'Atomium è sempre bello, adesso penso andremo un po' a chillare
in ostello e penso faremo qualcosa da mangiare lì, così da risparmiare. E come detto, ci siamo fatti direttamente la pasta in ostello, portata direttamente dall'Italia. Mi fa troppo ridere sta cosa, che ho portato la pasta e non ho portato la felpa o un asciugamano. Bellissimo. Dopo aver brutalmente perso a ping pong, usciamo e andiamo al Delirium Pub, uno dei pub più famosi al mondo. Questo qui è proprio la colazione che volevo io. Ho preso pane, formaggio, prosciutto, uova strapazzate, wurstel, cetrioli, pomodori, uno Sprite, una lanciata e il caffè. Si fola, Dio. Ma purtroppo è già arrivata l'ora di lasciare Bruxelles. Questa mattina andiamo a vedere una delle località del Belgio che più ero interessato a visitare. Andiamo! Nuova tappa del nostro viaggio, Bruges, oppure Bruges come dicono tutti. Questa città è chiamata anche la Venezia del Nord, come un po' tutte le città del Nord, con un canale e il suo centro è patrimonio UNESCO e c'è tanto tanto da vedere. La graziosa cittadina di Bruges si distingue per i canali, le strade ciottolate e gli edifici medievali. Il suo porto, Zeebrugge, è un importante centro per la pesca e per il commercio europeo. Nel suo centro troviamo il municipio chiamato Stadhuis, un'architettura del XIV secolo caratterizzata da un soffitto decorato e scolpito. Adesso ci stiamo dirigendo nella piazza di Bruges, che è la piazza mercato. Comunque è davvero una città mega particolare, super caratteristica. Secondo me è un po' in stile Edimburgo, è piena tutta fatta di pietra, è bellissima. È attraversata da tutti questi canali, è molto differente da Venezia, anche se è chiamata la Venezia del Nord. La piazza Mercato, oltre ad essere patrimonio UNESCO, ospita il Beffroi, un campanile del XIII secolo, alto 83 metri, con una vista panoramica e un carillon di 47 campane. È una cittadina davvero super caratteristica, un po' turistica, ma a me è piaciuta molto. Se avete voglia e tempo, sicuramente una cosa molto carina da fare qui a Bruges è proprio il giro sui canali, lo fanno un po' tutti. Dovrebbe costare una decina di euro, noi non lo facciamo. Adesso abbiamo preso un panino con, e quindi pranzetto con vista. Buon Matteo, sei quasi picchiato con una... Mi ha messo anche il pesce. Ma è già arrivata l'ora di lasciare la deliziosa Bruges. E bisogna documentare anche quando succedono cose non troppo piacevoli. Praticamente probabilmente il sistema ci ha prenotato il biglietto per Amsterdam ma ieri e quindi non ci hanno fatto salire. Ci hanno lasciato giù dal TGV e adesso siamo bloccati qui a Bruxelles.